il bilancio di tutta l'Unione dei Quirini. Poi ogni sede ha il suo bilancio, quello che noi oggi veniamo a farvi conoscere, a porre la vostra attenzione, la vostra approvazione, è il bilancio del nazionale derivante dalle quote che vengono dalle sedi e da quelle che sono introiti appunto derivanti dalle ENEL e tessere. Per cui da un punto di vista statutario il coordinamento è l'organo che approva il bilancio. Seconda cosa, in questi giorni, in questo coordinamento, abbiamo una serie di compagni e compagni che per motivi di salute non possono essere presenti. Tra questi c'è Vincenzo Simoni, il nostro presidente, che forse è la prima volta che manca un appuntamento nazionale, credo, non lo ricordo nella mia memoria. Ed è abbastanza difficile per me parlare. Simoni ha l'affetto di tutta l'equilibrio, è la nostra memoria storica e anche un po' il nostro papà, indipendentemente dalle nostre età. Vincenzo ci ha mandato un messaggio che io vi leggo, che è un messaggio a tutto il coordinamento e che fa sì che comunque Vincenzo sia comunque presente per quanto ci riguarda, per cui è un'assenza non assenta. Noi ci auguriamo che Vincenzo possa al più presto rimettersi, almeno per quello che è possibile, cioè rimettersi, quindi possa tornare a breve con noi e a partecipare a Roma e a dare il suo contributo, come ha fatto sempre, da molti anni a questa parte. Vi leggo il messaggio che ci ha mandato Vincenzo. Spero che l'impedimento sanitario si risolva, ma è sufficiente a farmi ristabilire, e non scherzo. Insomma, si tratta di una funzione intestinale che non spontaneamente reattiva mi costringe a ricorrere a periodici interventi domiciliari. Qui mi fermo, mi faccio coraggio, scribacchio ancora ed esco per raggiungere la sede di Piazza 44 Rosso a Firenze, la sede di Firenze. Insomma, mancherò la vostra riunione, cercherò che si riduca l'intermezzo, ma l'età mi informa che il più è stato fatto e che questo inciampo è naturale. Poche parole ancora, con una raccomandazione di essere sinceri nel confronto, ma sempre amici. Amici per che cosa? Per essere parte di una razionale, passionale e libera comunità. Con affettuosa fiducia, arrivederci, Vincenzo Simoni. Vabbè, ci troveremo presto, grazie a voi. La seconda cosa è molto importante. Voi sapete che l'Unione dei Quirini ogni anno fa in modo che la tessera numero uno, che per noi è un valore molto importante, insomma, la tessera principe del nostro tesseramento, vada a personalità, a compagni e compagni che si sono distinti e che comunque sono meritori di un riconoscimento importante per noi. In passato hanno avuto questo riconoscimento, ad esempio Lula, che è stato recentemente liberato, ha avuto insegnato la nostra testa, anche per dire i livelli anche che noi abbiamo dato alla nostra testa, l'importanza che abbiamo dato alla nostra testa. Un altro è stato Sandro Medici, che a Roma ha fatto delle iniziative rispetto sulla legislazione, e altre cose varie, adesso non sto a raccontare tutti perché sono tanti. Quest'anno, d'accordo unanimemente con la segnale nazionale, abbiamo deciso, e speriamo nel vostro consenso che non mancherà, ma comunque con la segnale nazionale ci sono questa responsabilità, che è piacevole su certi aspetti, che la nostra testa numero uno vada a una compagna straordinaria, una compagna che in questo momento non è più con noi, anche lei ieri ha subito un intervento, l'ennesimo intervento, che non sta bene, ma che combatte velocemente, che non ha mai abbandonato la lotta, ha fatto delle consulenze, delle iniziative che fa. Io vi sto parlando di Laura Boi di Milano. Ritengo che, penso che ci sia il vostro assenso unanime, credo, Laura non ha bisogno di situazioni al nostro interno,
Io mi auguro anche in questo caso che Laura si riprende, Laura è una tigre, Laura è una guerriera, sappiamo la tenacia, la forza che ha, siamo certi che da questo intervento uscirà di nuovo sempre più combattiva, che non abbandonerà più niente né in sede di un'inquilina a Milano, nelle sue consulenze, ma anche nella lotta con altri licenziati di uso. Per questo io chiamerei Silvia Mastrangelo della Federazione Milano per consegnargli la testa numero uno e che la consegni lei a Laura. Detto questo, devo dire, è stato un po' difficile per me questo inizio, per cui non è facile mai, soprattutto parlare di compagni e compagni che oggi non sono qui, insomma, per cui è stato un po' difficile. Tornerà. E volevo dire anche come sarà il nostro lavoro, come succederà. Adesso ci sarà una mia brevissima, ma veramente breve, diciamo, relazione su quello che è successo con me. Vincenzo Simoni è online, lo puoi salutare adesso. Certo, ciao Vincenzo, ma credo anche che tutta la comunità nazionale, tutta l'Unione Europea, come vedi, stai con noi, stai assistendo al nostro ragionamento. Questo è grazie alle nuove tecnologie, puoi seguirci e puoi stare con noi. Grazie Vincenzo di stare ad ascoltarci. Grazie davvero. E ancora più bello il fatto che ci stia seguendo, che ci abbia sentito e abbia avuto modo anche di ascoltare le nostre parole. Dicevo, non è facile sempre, anche se sono un duro, ma insomma, dicono. Vabbè, inizia appunto con la mia breve relazione, che fa un po' il punto di quello che è successo ultimamente, insomma. Dal consuntivo della giornata Sant'Izero alla questione della legge di bilancio, a quello che c'è nell'attualità, insomma. Dopodiché noi daremo vita a tre momenti di approfondimento. Uno sui pignoramenti, con la relazione, con anche interventi anche da parte vostra, che riguarda tutti i pignoramenti da parte di Bruno Cattoli della Federazione di Milano, che in particolare sta seguendo molto di queste situazioni, molto di pignoramenti, poi di mutui non pagati gran parte da lavoratori che hanno perso il lavoro oppure che hanno perso l'integrazione, quindi hanno inciso profondamente sul loro diritto alla casa. Ma ci racconterà appunto qual è la situazione anche dal punto di vista legislativo e poi vedremo come possono essere le nostre esperienze. Poi avremo Guido Lanciano, che in questo momento sta spacciando tessere, che ci parlerà del social housing, e infine Cesare Ottolini che farà un approfondimento sulla questione dei diritti sociali. Ho un documento, una trentina di cose. Ah, ok, anche un po' di copie di documentazione. Che ho avuto qual è? Che ho avuto sono i pignoramenti, le scuole di pignoramenti, caso. Io vorrei inserire tutte e tre l'aspetto che c'è nel programma nostro di rigenerazione urbana. C'è un governo che ha stanziato e ha detto che deve finanziare l'ERP e il computer l'attivo. Ok, come stiamo nella... questo serve un'iniziativa più forte. Sì, sì, ma poi ognuno potrebbe definire. Con impianto rispetto a... qui siamo nella presentazione delle critiche di quello che succede organizzativamente nei nostri mondi. Poi dovrebbe rimanere, dovremmo finire questa prima parte tra le 6:30 e le 7:00, e l'idea è quella appunto dalle 7 alle 8 che si possa aprire un dibattito, insomma, tra di noi, in cui ognuno poi puntualizza meglio, poi varie cose che per lui sono importanti e interessanti. Domani, domenica mattina, inizieremo i lavori 9:30 massimo, perché abbiamo tra le 9:30 e fino alle 10:30, 10:45 una discussione, un approfondimento anche sulla questione dei rapporti con la CUP, con una relazione di qualcuno che ha partecipato alla riunione delle segreterie nazionali, CUP e Unione, si è svolta a Firenze recentemente, diciamo, e poi procederò appunto con una disamina un po' di quello che possa anche essere la nostra proposta del prosieguo dei rapporti con la CUP.
A seguire, dalle 10.45 alle ore 13, che alle 10 finiremo il coordinamento, sarà una relazione da parte di Guido Lanciano sul nostro bilancio nazionale e di preventivo e consuntivo. Adesso poi vedremo come va a finire, vedete, le nostre finanze sono così fuori che siamo molto deboli, per cui uno stimolo. Allora io inizierei subito prendo questa prima breve premessa e vi dico questo. Noi abbiamo avuto da ottobre ad oggi una forte presenza, nel senso che la giornata 10 ottobre Scatti Zero quest'anno ha avuto un ulteriore successo, tutte le città che si sono aggiunte con iniziative molto care. Ma la cosa diciamo, importante è che noi per la prima volta abbiamo fatto un 10 ottobre Scatti Zero in cui la nostra prima idea era quella di mettere nell'agenda politica del paese la questione casa, poi articolata in vari modi, è comunque all'interno dell'agenda della politica, perlomeno, poi nei titoli, poi nel suo svolgimento, poi ne parliamo e vediamo qual è il svolgimento reale. Però è nell'agenda politica. Il fatto che il governo Conte abbia messo il punto 8, in cui si dice espressamente che bisogna fare un piano casa edilizia in sede pubblica, a differenza dell'articolo 53 della legge 10, ma edilizia in sede sociale, sappiamo qual è la differenza sostanziale di queste due parole, e comunque è basata sull'uso dell'esistente, e quel punto 8 per noi è un punto molto importante, abbiamo combattuto per averlo e combattuto anche tenacemente per averlo, lo abbiamo avuto vogliamo che il governo ottempi a questo. Invece cosa abbiamo trovato? Abbiamo trovato la legge di bilancio in cui appunto nell'articolo 53 che è denominato rinascita urbana in realtà si ripropone con finanziamenti abbastanza deboli perché si parla di 853 milioni diluiti in 14 anni con 2020 con 12 milioni di euro che sono niente, diciamo, possiamo dirlo, perché noi pensavamo che fossero 800 milioni l'anno, casomai, non 800 milioni in 14 anni, ma soprattutto che ci preoccupa non è tanto la questione dei finanziamenti in questo caso, ma è la questione che ancora non si percepisce l'idea che abbiamo bisogno in Italia non di interventi pubblico-privato, dopo parleremo del social housing, che è una lettura, che è una truffa nei confronti dei senza casa e dei precari della casa. Ma abbiamo bisogno di case popolari, non abbiamo bisogno di finanziare ulteriori interventi da parte di privati che li generano e ci lasciano il contentino di qualche casuccia qua e qualche casuccia là in modo che poi diamo qualche casa a qualche disgraziato. Noi abbiamo, continuiamo a dirlo, 650.000 famiglie in graduatoria, certificate dai comuni che sono aventi diritto solo di una casa che paga un canone sociale, anche se poi in Lombardia, Milano e altre regioni della Lombardia stanno tentando di negare il diritto anche alla presenza della graduatoria, quindi di diminuire insomma, il fondo della graduatoria, perché il problema è risolto, no? Abbiamo passato da 23.000 famiglie in graduatoria a 500, è chiaro, abbiamo risolto il problema così, ma non abbiamo dissolto le persone. Secondo aspetto, soltanto dei tempi voglio lanciare. Noi abbiamo fatto una cosa molto importante in questi ultimi mesi. Noi abbiamo sollevato la questione dei fondi GESCA. Noi siamo stati per gli ultimi vent'anni con una litania da parte delle regioni e comuni che ci hanno detto non possiamo fare niente, abbiamo le mani bloccate, non abbiamo soldi, non abbiamo risorse, poi scopriamo che abbiamo 970 milioni di euro a 30 settembre 2019 inutilizzati. Guardate che i fondi GESCA sono finiti a metà degli anni 90, cioè gli attuatori hanno smesso di pagare i fondi GESCA nel 1996 formalmente, un po' prima però dal processo legislativo. E noi abbiamo ancora oggi, all'epoca erano lire, abbiamo 3.000 miliardi circa di soldi prelevati dalle buste paga dei lavoratori che non sono stati utilizzati per fare le case dei lavoratori per fissare la graduatoria. E abbiamo un esempio, 81 milioni in Lombardia, 49 nel Piemonte, 202 nel Lazio, 105
1970, che sono stati iniziati in campagna per pagare il deficit sanitario mai rimborsati. Abbiamo avuto 20 milioni a Cosenza che a giorni di gesta, cioè per fare case popolari, utilizzati per fare il ponte dell'architetto della Trava. Addirittura due settimane fa l'assessore della regione Sicilia ha dato 3,2 milioni di euro a Ragusa per completare un complesso parrocchiale. Ora io capisco che gli assegnatari hanno bisogno anche del conforto divino, però i soldi gesta, come dicono due sentenze del Corte Costituzionale, dovrebbero essere fatti esclusivamente per fare case popolari. Allora, noi abbiamo scoperchiato questo problema. C'è stato un articolo molto grande, molto ampio nel Fatto Quotidiano, abbiamo parlato anche in trasmissione di visite, ne parleremo anche settimana prossima a Coffee Break della Sette, e abbiamo posto la questione dell'utilizzo di questi soldi, non solo dei 170 milioni che sono oggi in cassa di cose diverse, ma anche di quelli che sono stati stornati. Immaginate l'impatto che potrebbe avere i 550 milioni in campagna da utilizzare per fare case popolari, anzi per recuperare immobili che oggi non sono utilizzati come case popolari. È enorme, è lavoro anche, è risposta sociale e lavoro. Ecco, io credo che su questo versante abbiamo segnato una cosa, e tra parentesi non è un caso che una settimana fa ci ha chiamato Cassa Depositi e Prestiti, con cui abbiamo fatto un incontro, proprio perché in qualche modo hanno capito che noi abbiamo addentrato l'osso e non lo lasciamo. Avremo un incontro anche a fine mese, sempre sulla questione del social housing, abbiamo posto alcune questioni, le parliamo nell'ambito del social housing, io non credo di fare una cosa così rilevante. Ecco, noi inquilini possiamo dire che, non so, stavo ascoltando, ho visto l'arte dell'alluminato, abbiamo scoperchiato anche, denunciato l'idea di una legge regionale in Abruzzo fascista, perché è una legge regionale che prevede che anche soltanto uno ha fatto del dividendo alle strutture pubbliche, ad esempio quello che si fa, ma è stato la regione Abruzzo e manda qualche parolaccia e viene denunciato, non può né lui né il suo familiare neanche partecipare al bando. Qui siamo ancora molto indietro, e noi abbiamo fatto una lettera al governo chiedendo espressamente, esplicitamente, che la legge sia eccepita costituzionalmente, e abbiamo fatto una campagna in Abruzzo con grande rilevanza sui giornali locali in cui abbiamo annunciato questo. Ecco, per dire che noi non siamo stati fermi, noi abbiamo mantenuto alto il nostro rapporto, diciamo, conflittuale, ma abbiamo tante proposte serie, e approcceremo a questa legge di bilancio con proposte serie e concrete che porteremo in Parlamento e anche nelle piazze dove noi saremo insieme a altri soggetti, non solo noi, perché non è che noi soltanto riusciamo a risolvere le questioni, dobbiamo insieme in un quocerchio, un insieme di organizzazioni, associazioni, sindacati, movimenti che si muovono e devono muoversi a unisono se vogliono risolvere le questioni, perché le cose non si risolvono con l'autosufficienza, si risolvono se ognuno porta il suo apporto anche nella differenza. E questo per noi è un elemento importante che poniamo sia quando andiamo nei tavoli con gli sindacati confederali, sia quando stiamo nei tavoli e nelle strutture con i movimenti. La nostra linea è unica e vuole creare un filo rouge, un filo rosso che unifica, perché noi dobbiamo cercare risposte concrete alle persone e non fare soltanto assistere allo sfratto, alla roba a permanere o all'abitare, come si è spesso nei lavoratori. Ecco, io mi fermo qui. Magari poi nell'ora finale che avremo, poi ognuno potrà approcciare ai vari sentimenti dello stesso, oppure aggiungerne altre, perché non è una discussione chiusa la nostra qui dentro, non è quella ingabbiata in un filo, e quindi potremo anche sviluppare questa cosa. L'ultima, io credo che abbiamo fatto bene sia lo scorso di quest'anno a dedicare il coordinamento nazionale a dei momenti di approfondimento, che noi abbiamo bisogno di formare i nostri compagni, di avere un'idea, una lettura perlomeno univoco, perlomeno di riferimento che sia simile per tutti, e di avere le stesse informazioni. L'anno scorso abbiamo fatto una,
sessione sulla comunicazione, su come si fa la comunicazione, su cos'è la comunicazione oggi, sui social, non solo sui social, ma anche sui giornali di scuola, perché quello è un elemento, è un piano di iniziativa di nostra che dobbiamo, come dire, coprire. Non è l'unico, non è solo quello, non deleghiamo ai social o al o soltanto ai comunicati stampa le nostre iniziative, ma devono marciare contestualmente, perché oggi il piano della comunicazione è un piano molto importante, molto importante. E quindi proseguiamo su questa idea di utilizzare questi momenti di confronto, questi momenti di insieme, collettivi in cui noi in qualche modo ci diciamo su alcuni temi molto importanti. Oggi appunto la questione del miglioramento, la questione social housing, la questione dei sociali sono questioni di momenti molto importanti, ed è importante che noi tutti perlomeno assumiamo una logica, un approccio che sia in qualche modo condiviso da tutti quanti, pur non le nostre differenziazioni che ci saranno sicuramente, ma comunque avere un rapporto condiviso, in modo che sappiamo poi questa organizzazione, questa comunità, questo collettivo come la pensa su determinati ambiti e settori. Quindi vi ringrazio la pazienza, voglio cominciare subito chiamando Bruno Cattoli per fare il suo approfondimento sulla questione dei pignoramenti, che è una questione molto importante. Guardate che insieme agli estratti la questione dei pignoramenti sta arrivando a livelli molto preoccupanti, in particolare colpendo appunto lavoratori dipendenti e pensionati, per cui insomma ce ne racconterà di belle del tuo.